Buongiorno, sono Giancarlo Rizzoglio, sono l'autore del libro La stella negata al grande Girone, della casa editrice De Ferrari. Sono anche membro del Comitato Storico-Scientifico della Fondazione Genua 1893. La stella negata al grande Genua è un libro inchiesta a carattere storico-sportivo che individua, ricalca le cinque celeberrime finali del campionato 1924-25 di Lega Nord, le famose cinque finali tra Genoa e Bologna. In palio sì, formalmente il titolo della Lega Nord, ma di fatto il titolo italiano, vista l'enorme differenza che c'era tra il calcio settentrionale e quello centro-meridionale. Sarebbe stato per il Genoa il decimo scudetto, il sogno di tutti i genoani, di tutti noi genoani, e l'ambito riconoscimento della stella dal 1958 in avanti. Quindi, noi sappiamo che la stella solo tre grandi squadre oggi in Italia possono fregiarsene, che sono la Juventus, il Milan, l'Inter, e il Genoa sarebbe stata la prima squadra a raggiungere di fatto questo importante riconoscimento. Questo libro, non è solamente un'inchiesta, ma anche un racconto coinvolgente. Un racconto che interessa ogni genuano per il fatto che evidenzia le meraviglie sportive di quella grandissima squadra capitanata dal figlio di Dio Renzo De Vecchi e condotta da Mister William Garbutt, il primo mister del calcio italiano. Era il grande Genoa, il Genoa d'oro degli scudetti. Ne aveva ben nove in bacheca, come oggi, e quindi quella vittoria avrebbe, come già detto, rappresentato questo ambito traguardo. Ma dicevo, è un racconto coinvolgente anche dal punto di vista umano, perché descrive le gesta di quei giocatori, mettendone in luce anche le caratteristiche umane, il loro attaccamento vero, attaccamento alla maglia rosso-blu, per il quale davano non solamente ogni goccia di sudore, ma possiamo dire a volte anche di sangue. Ebbene, questa è stata catalogata dal The Guardian la più grande ingiustizia della storia del calcio internazionale. Un'ingiustizia che parte dalla terza finale il 7 giugno 1925. Ricordiamo che la prima finale si disputò il 24 maggio 1925 allo Sterlino di Bologna. Il Genoa vinse 2-1 con una partita tatticamente perfetta, ma purtroppo poi perse il 31 maggio inopinatamente in casa a Marassi con lo stesso punteggio dal Bologna 2-1, dopo aver condotto quasi tutta la partita all'attacco e dopo aver subito un gol inopinato purtroppo a 7 minuti dalla fine. Ebbene, questo è un libro che, oltre che parlare di quei campionati, soprattutto di quest'ultimo campionato 24-25, poi affonda la propria inchiesta per capire i reali motivi che impedirono al grande Genoa di arrivare al decimo scudetto. È un'inchiesta che passa, come detto, per la terza finale, dove effettivamente purtroppo non venne applicato l'articolo 18. L'articolo 18 per invasione di campo dei tifosi bolognesi e degli squadristi fascisti, che dopo un primo tempo condotto assolutamente in maniera regolare, nonostante tutte le migliaia di persone intorno al campo che avevano precedentemente invaso il rettangolo di gioco per aver rotto le recinzioni, ebbene, nel secondo tempo, purtroppo ci fu questo fatto del gol fantasma di Muzioli. Quindi, quando nel sedicesimo secondo tempo tirò in porta, quel pallone ancora oggi non si sa dove sia finito, nonostante le cronache siano molto discordanti. Ebbene, Mauro, che era l'unica persona, l'arbitro, avvocato Giovanni Mauro, presidente dell'AIA, miglior arbitro dell'epoca, decretò con decisione il corner a favore del Bologna. Sappiamo ormai tutti come andò a finire, quindi fu letteralmente accerchiato, sballottato, minacciato dagli squadristi fascisti, sospese la partita, cercò di rientrare negli spogliatoi, fu impedito questo, fino a quando una persona facente parte della presidenza federale gli chiese, per piacere, porta termine alla partita, quindi ormai una partita invalidata di fatto,
E quindi gli chiese di portarla a termine, evidentemente pro forma. Quindi, dopo questi fatti, dopo la mancata applicazione dell'articolo 18, vediamo anche nella quarta finale, quella detta dei revolver, perché quella finale finì 1-1, la finale dei revolver, perché poi quando i tifosi alla stazione Porta Nuova di Torino, città sede di questo spareggio, tornarono nelle rispettive città, Genova e Bologna, ebbene i due treni speciali si trovarono praticamente di fronte e partirono quelle famose 20-25 revolverate che ferirono due tifosi genuani. E quindi questa fu definita per questo motivo la finale dei revolver, però poi ci fu il mistero fitto, che nonostante questi colpi partirono dall'ultimo treno, dall'ultimo vagone dei tifosi bolognesi, ebbene c'erano tutte le condizioni per arrivare a individuare i colpevoli, perché le squadre a quel tempo conoscevano i tifosi che occupavano il treno da loro stessi organizzati, ebbene i colpevoli non vennero mai individuati e quindi la Federcalcio, che aveva assolutamente intimato al Bologna di consegnare i colpevoli alla giustizia, non furono mai individuati. Non solo, ma quando la Federcalcio poi emanò una delibera di condanna del Bologna con un termine, per una data ben precisa, per consegnare i colpevoli alla giustizia ordinaria, ebbene sarebbe stato completamente squalificato il Bologna con conseguente assegnazione dello scudetto al Genoa. Questo non avvenne per l'intervento delle istituzioni fasciste. Quindi Arturo Bocchini, allora prefetto di Bologna, mandò una formale richiesta al Ministero dell'Interno di annullare tutte le delibere FIGC a carico del Bologna a causa di ordine pubblico. Quindi di fatto ci fu una grave ingerenza nei confronti della Federcalcio per appunto favorire in questa maniera il Bologna. E fatti poi anche antisportivi, come quello della quinta finale, quando il Bologna seppe diverse ore prima della sede della finale che si doveva disputare a Milano Vigentino, sul campo della Forza Coraggio, alle 7 del mattino, a porte chiuse al pubblico. Il Bologna lo seppe diverse ore prima del Genoa dall'avvocato Cavazzana, che era il presidente del nuovo consiglio della Lega Nord, che disse a Enrico Sabatini, dirigente del Bologna, e soprattutto a Hermann Felsner, l'allenatore del Bologna, li informò sulla sede della gara, e questi così poterono andare in veste anonima su quel campo e quindi contattare il custode, pagarlo con 20 lire affinché la finale fosse disputata con i palloni del Bologna. E quindi Felser cosa fece? Ritirò i palloni ufficiali in dotazione al campo e diede i suoi palloni del Bologna al custode, quindi fece e li gonfiò a suo piacimento, e quindi fece giocare la finale in questo modo, assicurandosi anche gli spogliatoi più ampi e comodi per la propria squadra. Quindi un vero e proprio atto di mancanza di sportività. Ecco. Quindi è un libro che cerca di mettere a fuoco tutte queste cose in un'inchiesta articolata, complessa, ma anche adatta a qualsiasi tipo di lettore, per cercare di avvicinare il genuano di oggi a quella squadra che materializzò la leggenda del Genoa fino ai nostri giorni. La stella negata al grande Genoa è lo strumento ufficiale del ricorso della Fondazione Genoa 1893 per questo titolo, insieme ai due al dossier 1925. Cosa dire? È auspicabile che tutti noi genuani auspichiamo che arrivi questo riconoscimento, perché il Genoa se lo merita. Il Genoa è la più antica squadra italiana, quindi sarebbe un riconoscimento per la sua storia, un riconoscimento per quei ragazzi del 1925 che, come ho detto prima, hanno lasciato a noi in eredità il mito rossoblù,
Ma soprattutto sarebbe un riconoscimento volto a valorizzare l'importanza dell'immagine del club e darebbe l'opportunità di aprire importanti operazioni commerciali e di marketing, e quindi volte veramente a trovare nuovi finanziamenti affinché il nostro Genoa possa allestire squadre sempre più forti per il futuro. Quindi è uno scudetto vinto sul campo, lo reclamiamo, lo vogliamo e quindi vogliamo che sia un riconoscimento perché il Genoa diventi sempre più forte, un riconoscimento che serve per il futuro. Buongiorno a tutti.